Salve a tutti, sono Mr. Antonietto e oggi faremo la missione della Lacrima di Ava, una spada leggendaria. Adesso dobbiamo andare agli alloggi di Dedalo. No, ho sbagliato, non sono di qui. Torniamo indietro e andiamo. Allora, dovrebbe essere di qui avanti, la prossima stanza. Ok, di qui adesso dobbiamo cercare nella libreria, mi sa. Penso di sì, no, lì non c'è niente. Qui. Che pugno. Ok. Va bene. Veramente eccezionale. Ok, ottimo. Premi la chat in cui viene, ritenermi degno di impugnarla. Vediamo. Ok, niente, non ha funzionato. Sarò per sempre nelle sue mani. Andiamo a parlare, vediamo un po' nelle tombe, dobbiamo trovarne una vuota. Qui le posa delfe, ok. Questa non è vuota. Andiamo all'altra. Ok. Di Holdor. Grande guerriero. Qui vediamo se speriamo che sia questa. Qui è sepolto ciò che rimane di Sulcius. Solcius. Ah, allora è l'altra, quella là. Il tuo cuore è puro e hai Questa rinunciato tomba al è l'attesa potere di un'ora degna assoluto di per il bene della essere le nostra gente che qui terra. riposano. Ti riteniamo degno. Che la lacrima di Avo possa Ottimo. ardere nelle tue mani e bruciare gli eserciti del male. Ok. Vediamo un po'. Perché c'ho il bastone? Prendi per il culo. Inventario, armi, la mischia. No, sì, ce l'ho la Solus. Lacrima di Avo. Danni Buona visita. 230, non è forte come la Solus, Veloci però e preparatevi ad andare funziona, alle mie. diciamo. No, è presto. Ok, facciamo questa missione secondaria. Giusto per far passare il tempo, no? Non ci voglio ancora di andare a... Ok, solita roba, nessun graffio e uccidi i rapitori. Ok, vediamo. Radura di Knotol, teletrasporto. Ok. Adesso dobbiamo andare dal Capus.
che lei là in cima. Vieni, ti devo parlare. Mi piace troppo la musichetta di sottofondo. Un eroe, finalmente. Questo gioco. Mio figlio è in pericolo. È stato rapito dai banditi. Quante volte gli ho detto di non andare a giocare nelle foreste. Dicono che se non pago il riscatto mi manderanno la sua testa. Oh, perché? Proprio a me? Che cosa ho fatto di male? Quei luridi selvaggi lo tengono prigioniero in una caverna di Witchwood. Devi salvarlo. Ecco l'oro del riscatto. Se riuscirai a ucciderli, diventerà tuo. Assicurati che mio figlio resti illeso. Ora vado a riposarmi nella mia capanna. Va bene. Non mi reggo in piedi. Ehi, qua giù. Stai cercando di liberare il mio fratellino, vero? Fantastico. Davvero fantastico. In realtà, mio padre è un vecchio idiota. Non riesco a crederci. Vuole che quel ragazzino diventi il prossimo capo. Non possiamo permetterglielo. Chi sei tu? Per questa città sarebbe la fine. Se vuoi guadagnare un po' di oro, portami il ragazzino. Ti aspetterò nel sentiero dalla parte opposta della porta del demonio. Per te? Vediamo. Io adesso userò la lacrima di Avo perché contro gli assassini è la migliore, per questioni di velocità e altro, perché con la Solus sì, fa tanto danno, però è pesante, è lenta e contro gli assassini non fa un cazzo, sinceramente. Adesso taglierò finché non arriviamo alla caverna. Ok, siamo arrivati in questa zona qui delle pietre, dove c'è la caverna del coso. Merda. Scommessa persa, vaffanculo. Fa niente. E attivati, cazzo di scudo di merda. Oh. Ok, è crepato. Quanti cazzo di balverini. Ok, lì ci sono le guardie. Voi eroi dovete sempre impicciarvi degli affari degli altri, vero? Il capo chiuderà un occhio. Basta che gli consegnate l'oro. Avanti, entrate. E non fatevi venire strane idee. Noi aspettiamo qui fuori. Sì, va bene, resta pure fuori ad aspettare. Io ti uccido prima. Capite perché è meglio la lacrima di Avo, anche se adesso sono di pirla. Andiamo. Ehi, perché hai attaccato i miei uomini? Il riscatto è appena aumentato. Ora consegnami l'oro. Un altro dei tuoi giochetti e il ragazzino fa una brutta fine. No. Prima attacchi i miei uomini e poi non vuoi pagare? Allora vuoi proprio vedere le budella di quel moccioso? Esatto. Allora, mettiamo questi termini, vero? Madonna quanto è duro da abbattere. La lacrima di Avo è anche comoda quando hai lo scudo energetico. Ho visto dei banditi e un eroe nello stesso giorno. Che fortuna sfacciata. Credo che ora dovremmo andare. Quell'uomo che hai ucciso comincia a puzzare in modo strano. Esatto. Scommetto che incontreremo altri banditi. Non saranno molto felici di sapere che hai ucciso il loro capo. Exactly. Questa luce mi abbaglia. Non mi sto perdendo nulla, vero?
Diamoci di arco più pesanti. Oh, questo posto sembra divertente. Mi occuperò io del ragazzino. Ma non ci pensate neanche lontanamente. È il giorno della mia vita. Ti è arrivata una freccia, più bel giorno della tua vita, minchia. Oh merda. Quando torniamo a casa? Spera, spera. Adesso? Uccidere persone davanti al gente di amo non è massimo. Commetto che ci saranno molti mostri che non ci vogliono uccidere. C'ho una mira che è la cosa dell'uscita. Fa culo, andiamoci di spalle. Scappa, questa è la tua sola speranza. Andiamoci pesanti. Allora, adesso cerchiamo l'incantesimo della multifreccia. Porco il cazzo. Porca Eva. Che sfiga. Ho centrato il bambino. E finché mi si è attaccato al culo. Adesso riportiamo la casa dal papino. Ok. Finalmente siamo a casa. I miei amici moriranno d'invidia. Ok. Mio padre dice che laggiù c'è un demone che rende forte. Adesso abbiamo portato dal padre su sulla collina. Buona visita. Un demone che vende forte. Ok, portiamolo su. Ragazzo mio, sei salvo! Ero così preoccupato. È stato okay, grande, padre. L'abbiamo portato. Ero in una caverna e c'erano dei banditi con delle grosse spade. E poi... Basta, basta così. Non voglio sapere niente.
D'ora in poi ti terrò sempre d'occhio. Oh, padre, tu non hai mai voluto che mi divertissi. Posso avere almeno un cucciolo di Balverino? Ti prego. Un Balverino? Che Avo mi assista. Ne riparleremo. La nostra città non potrà mai ringraziarti abbastanza. Spero di non avere più bisogno dei tuoi servizi. La prossima volta rischio un esaurimento nervoso. Vieni qui tutti i giorni ad ammazzare un po' di banditi. Cosa? Cosa ha fatto mio figlio? Il video di oggi finisce qua, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al prossimo video. Ciao!